zone rosse, mille restrizioni, eccoci nuovamente qua. Un mese e mezzo dopo, il primo video sull'Ambrate. Come un emozionante flashback, questo tram ci sta portando in piazzale Lagosta, nel quartiere Isola, seconda tappa di questa miniserie. Ciao a tutti, bentornati o benvenuti in questo canale. Siamo Samuele e Monia e oggi vi porteremo alla scoperta del quartiere Isola. Però Samu, farei prima un momento mappa. Solito momento mappa per chi non vive a Milano. Oggi andremo alla scoperta del quartiere Isola, che si trova qui al nord del centro storico, vicino alla stazione Milano Garibaldi. Non voglio svelarvi più nulla, un super video dopo la sigla. Borsieri è una delle vie più famose di Isola da sempre. Ci troviamo in quello che una volta si chiamava il comune dei Corpi Santi. È così che venivano chiamati i borghi e le cascine appena fuori le mura della città. Qui un tempo passava la strada che collegava Milano con Como. Ora capisco perché questa via si chiama Corso Como. Dopo la costruzione della ferrovia nel 1865, il quartiere Isola iniziò a svilupparsi, però la vecchia strada che collegava Milano con Como si interruppe per sempre. La stazione Milano Garibaldi fu costruita nel 1960 a pochi metri dalla vecchia stazione originaria di Porta Nuova. Dopo la sua dismissione, qualche anno dopo, fu costruito il vecchio Luna Park della Varesine. Vi ricordate? Ne abbiamo parlato nel nostro precedente video. Tanti anni che viviamo a Milano e mi sono sempre chiesto, ma perché questo quartiere si chiama Isola? Una prima versione, forse la più popolare, può essere legata proprio alla costruzione della ferrovia, che divise totalmente il quartiere dal resto della città, trasformandola appunto in una sorta di isola. Pensate che un tempo l'unico modo per attraversare i binari era il vecchio ponte della sorgente di Via Farini, che nasceva più o meno dove oggi c'è questo cavalcavia alle mie spalle. Una seconda versione che ho studiato su Google. Perché si chiama Isola? Ci dice che le zone di campagna e le vecchie cascine delimitate da fiumi sembravano delle vere e proprie isole. Un'osteria, guarda caso dal nome Isola Bella, compariva in un'antica mappa di Milano del 1800. L'osteria fu successivamente trasformata in un albergo destinato alla popolazione più povera. Rimase funzionante fino al 1975. Però oggi che fine ha fatto questo luogo misterioso? È proprio qui alle mie spalle. Insomma, qualunque sia la versione originale sul nome, il quartiere Isola ha costruito nel tempo una sua precisa identità. È un meraviglioso micromondo. Oggi è stato inglobato nel grande progetto di Porta Nuova, ma riesce da un lato a conservare le sue radici operaie e artigiane, dall'altra parte a trasformarsi in una delle zone più trendy di Milano, rafforzando incredibili contrasti urbani e rendendolo un quartiere dalle mille sfaccettature. Tutti sabato mattina qui in Piazzale Lagosta fanno il mercato, io ho un leggero languorino, infatti ci spostiamo da questa parte a mangiare qualcosa. Cosa non si può perdere a pranzo a Milano?
una bella pita greca e una mitos in tema. Isola è anche il quartiere delle botteghe artigianali, dove trovare oggetti unici e originali. Dai negozi green al vintage, e per gli amanti della musica, negozi di dischi e ancora libri e fumetti. Via Pepe, via Pastrengo, via Carmagnola sono davvero un bellissimo micromondo da esplorare, tantissime storie da scoprire. Di certo un pizzico di aria bohemienne. Io per esempio adoro i Flower Bar, dove entri per un caffè ed esci con una pianta. E poi, da non perdere, il coloratissimo FBR in via Jacopo Dal Verme. Passeggiando per via Pepe ci siamo trovati davanti questo bellissimo giardino condiviso che si chiama proprio Isola Pepe Verde, come vedete alle mie spalle, ed è una piccolissima oasi immersa fra i grattacieli di Porta Nuova. Ed è uno spazio libero in cui venire a leggere un libro, lavorare, studiare o semplicemente per rilassarvi. Qui all'interno del giardino condiviso c'è anche un piccolissimo orto, molto molto curato. La particolarità è che all'interno di queste vasche di legno c'è scritto il nome di chi si prende cura delle piante. Fare un momento promozionale. Se questo video vi sta piacendo, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella. Qui siamo a Santa Maria la Fontana, ma la vera chicca di questo posto si trova alle mie spalle percorrendo giusto quella via. Andiamo a vedere insieme. Il santuario di Santa Maria la Fontana sorge dal 1506 su un'antica fonte ritenuta miracolosa. Le architetture e i meravigliosi affreschi vennero per tanto tempo attribuiti a Leonardo da Vinci e ai suoi allievi. Un documento storico invece attribuisce l'opera a Giovanni Antonio Amadeo, architetto molto apprezzato dell'epoca. Questo è un posto magico. Qui accanto alla chiesa di Santa Maria la Fontana c'è la fonderia napoleonica, purtroppo è chiusa causa Covid. Ho anche scritto una mail qualche settimana fa per capire se anche con una prenotazione potevano farcela visitare. Mi hanno risposto che per adesso due di picche, riapriranno se tutto va bene a settembre. Incrociamo le dita perché sembra dalle immagini stupende e noi la vogliamo visitare. Isola è il quartiere della street art. Artisti più o meno famosi colorano le vie di questo incredibile quartiere. Già dalla stazione Garibaldi in direzione via Pepe è un museo urbano a tutti gli effetti. Il Piccolo Principe in via della Pergola è uno dei miei preferiti. Qui siamo in piazzale Archinto e questo è uno dei massimi esempi della street art del quartiere. A destra possiamo ammirare la Vergine di Guadalupe di Osmo, a sinistra l'Angelo di Ryan Spain Dulay e al centro, nella saracinesca, l'Arnold di Zibe. E a proposito di arte, Isola ci ha permesso di scoprire la storia dell'artista milanese Paolo Mazzeo, che ci ha aperto le porte del suo laboratorio. E poi c'erano tutte queste linee, quindi la linea del cielo, la linea del mare, la linea del bagnasciuga, la linea della spiaggia. Dell'aperitivo e davanti del buon vino scegliamo di berci un calice da Ebbrezza in via Garigliano.
Quando si accendono le luci della sera, Isola è il quartiere perfetto, posto ufficio o per incontrare un amico. È pienissima di locali. Dallo street food alle antiche osterie. E per bere qualcosa hai l'imbarazzo della scelta tra wine bar, cocktail e birrerie artigianali. La storica pizzeria Alla Fontana, qui di fronte alla chiesa, assolutamente da provare, pizza al trancio. E concludiamo le nostre riprese con un drink allo storico Frida. Abbiamo vissuto un quartiere dalle mille sfaccettature, un po' hipster, un po' bohemien. Oggi è uno dei quartieri più trendy di Milano, ma riesce a conservare la sua identità. La street art, i negozi vintage, le sue strade sono piene di storie da raccontare. Isola è un meraviglioso micromondo e noi ce ne siamo innamorati.